Ciao a tutti! Oggi vediamo come insegnare al cane a toccare la nostra mano col muso con il segnale touch. Noi utilizziamo molto i gesti delle mani, per esempio per indicare delle direzioni, quindi è molto utile insegnare al cane a seguirle in modo che possiamo comunicare più facilmente. Avete visto anche in altri video come spesso chiedo a Pinta di spostarsi, di mettersi in una certa posizione, a volte la parcheggio e lo faccio senza premi a mano, muovendo semplicemente la mano e lei sa che deve seguirla. Vediamo come fare. Si comincia così. Prendo un premio, faccio vedere a Pinta che lo metto tra le dita di una mano. Brava. Nel momento in cui lei tocca la mano, ovviamente per prendere il premio, glielo lascio. La mano la metto un pochettino distante dal suo muso. Brava. Brava. A questo punto provo a spostare la mano, sempre con il premio. Brava. Lei si alza, segue, tocca col muso e prende il premio. Brava. Possiamo farlo un po' con una mano e un po' con l'altra. Brava. 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 Dopo un po' di ripetizioni, quando il cane ha imparato a seguire la mano senza problemi, lo possiamo fare senza premio in mano e premiandolo poi con l'altra. Brava! 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 Adesso si può inserire il segnale vocale, touch. Touch, brava! Touch, brava! Touch, bravissima! Si possono cambiare anche le altezze. Touch, brava! Touch, touch, brava! Ci prova anche con le zampe, ma la premio solo se lo tocca col muso. Touch, brava. Touch. Touch. Brava. Molto bene. Touch. Brava. Super cane. A questo punto il cane è in grado di seguire la mano, quindi possiamo chiedere dei movimenti più complessi. Molto bene! Brava! Ok! Bravissima! Buon allenamento! Alla prossima! Ciao!